E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Davide De Vito e oggi ci ritroviamo nella nostra serie in Minecraft Hardcore. Ebbene, oggi in questo episodio ci dedicheremo un pochino alla nostra casuccia e magari iniziamo anche ad esplorare un po' qui vicino il paesaggio che ritengo molto interessante. Ho deciso quindi di fare la porta principale qui, in modo poi da fare i collegamenti. Quindi intanto innalziamo i nostri due principali blocchi. Qui ci metteremo due belle porte. Qui non voglio farci finestre, abbiamo finito il legno. Ne manca poco, non ne manca molto. Ho deciso però di fare un magazzino qui vicino. Ho stirato un piccolo progetto e il magazzino qui vicino, o comunque bunker, che infatti andrà anche giù oltre che si svilupperà in altezza, conterrà le casse principali con tutte quante le cose. E voglio essere molto prudente in tutto, perché essendo in Minecraft hardcore basta un errore e purtroppo il mondo verrà automaticamente eliminato, quindi meglio non fare troppi casini e conservarsi al meglio o almeno il più tempo possibile il nostro gioco. Inizio già ad avere fame nel frattempo che la fornace cuoce. Io prendo il banco da lavoro che dovrebbe stare qui e mi faccio una nuova ascia in modo da prendere un po' di legno. Mi sembra una giornata piuttosto tranquilla, molto serena, e qui noto con dispiacere che abbiamo una cosa che non mi piace per niente. Ecco il legno, la nostra missione. Ho ancora due costolette, speriamo di resistere, gli faccio un po' di legno, basta che comunque non faccio troppe mosse. Volevo fare poi a casa, al secondo o terzo piano, un bel terrazzo, una bella terrazza, con divani, tavolini, un po' una zona relax per goderci o l'alba o il tramonto, adesso dipende da dove decido di posizionarla. Si sta quasi facendo buio ed è meglio tornare a casa. Proprio il tramonto classico della vita reale, lo vediamo anche in Minecraft. Bene, domattina prenderemo anche un po' di sabbia per farci il vetro. E il letto è quello qui, e direi di dormire subito, perché i primi mostri saranno veramente vicini. Intanto ci prendiamo un po' di costolette. Ok, e buonanotte a tutti quanti. Mi sono alzato per sbaglio, in piena notte. Ed eccoci in una nuova giornata bellissima, sicuramente ricca di cose. Ieri sera, prima di andare a letto, ho raccolto un bel po' di legna e anche di betulla, in modo da cambiare un pochino il colore anche della nostra casa. Bene, però continuiamo per ora con le assi di quercia e intanto sviluppiamo un pochino il mio progetto che ho in mente. Possiamo fare anche o comunque abbozzare il secondo piano o il primo piano, vabbè, intendetelo come volete. Qui vorrei fare delle vetrate, ecco, magari così. Direi una parte un po' bella noiosetta questa della costruzione della casa, anche se è importante perché dovrà essere una casa accogliente, perché comunque in Minecraft hardcore non avrò l'esigenza di muovermi, di fare spedizioni molto lunghe, quindi la casa sarà un punto fondamentale, che poi ovviamente verrà allargata, verrà estesa, quello sicuramente, comunque deve essere importante comunque. Dopodiché inizieremo a fare le prime mini fattorie o comunque cose che mi garantiranno nel tempo un guadagno, del tipo le galline che mi faranno tante uova, e a me queste cose qui piacciono molto. Bene, ne approfitto anche per prendere un po' di sabbia. Il giorno non dura moltissimo, tramonto, però non vorrei finire qui la giornata ancora una volta senza aver concluso nulla di buono, quindi mi do da fare, prendo
la legna, la lavoro tutta quanta, ovviamente rimangono dei pezzi che io butto un attimo là e continuiamo il lavoro. Ci godremo il tramonto tramite questa vista. Vorrei fare degli spazi, degli ambienti piuttosto alti perché vi dico subito che io odio gli ambienti piccoli e stretti e proprio perché questa serie mi deve piacere anche a me da registrare, farò appunto, anche se magari in maniera molto più lenta, delle cose che a me piacciono. Ok, ecco, si sta facendo proprio notte. Forse però riesco a finire la casetta o comunque lo scheletro di questa casetta. Mettiamo magari anche una torcia qui sopra, due torce. Comunque non illuminano tantissimo, diciamo, eh. Questa cosa devo dirla. Finché non vedo scheletri che mi lanciano, iniziano a tirare le frecce, io proseguo la mia casetta. Bellissime le case illuminate dentro. Molto molto belle. Un giorno andremo a chiedere il permesso per una notte da ospiti. Mettiamo, ecco, che bello, mettiamo anche una torcia qui. Mettiamo a cuocere un bel po' di vetro e quindi andiamo a letto. Eccoci in un'altra giornata. Questo episodio veramente si sta facendo molto interessante. Perché appunto adesso vediamo quante ne ha cotte. Ah, ovviamente la notte non è passata per la fornace. E va bene. Io però vado a prendere altra sabbia perché mi sono accorto che 23 blocchi di vetro non basteranno sicuramente. Sabbia, eccola qui. Qui mi servirebbe un bel deserto da far fuori. Il segno che si è rotta la palla significa che ho scavato abbastanza, infatti mi sono fatto, senza nemmeno accorgermene, 64 stack, eh sì, 64 stack, uno stack di 64 di sabbia. Trasferiamo il banco da lavoro dentro casa. Ok, nel frattempo che finisci di fare il vetro, inizio a fare le prime chest, anche se dobbiamo fare un magazzino. Un magazzino che io raggiungerò tramite però sottoterra, cioè sottoterra, raggiungerò tramite un passaggio che andrò a costruire sottoterra. Infatti qui si innalzerà questa torretta con tutto cassi dentro, che io potrò solamente raggiungere tramite casa mia. E quindi iniziamo a scavare sotto. Guardate che fortuna, ho trovato del ferro che poi prenderò più avanti. Ok, scavo anche in altezza e questo lo faccio perché almeno posso mettere tutta quanta pietra, perché vorrei una cosa piuttosto uniforme. Non azzardo con il legno perché sento il rumore con la lava e comunque sprecherei adesso, soprattutto dall'inizio, del legno che potrei conservarmi meglio. Vorrei farmi appunto tutta quanta una cosa il più carina possibile, non bella, però carina, accogliente, calda, che comunque quando ci cammino mi viene voglia proprio di starci. E questo secondo me è un ottimo metodo per apprezzare ancora di più questo gioco, che poi comunque alla fine è molto semplice. Mi sono chiuso fuori, sono proprio stupido. Anche questa giornata non è durata moltissimo, o sono io che mi vola il tempo, non lo so. Bene, io direi di iniziare una sorta di magazzino, a costruirlo almeno lo spazio che occuperà. Ok, e il primo piano.
E noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Mi raccomando, un like e un commento. Ciao.